Il giovane Holden, J.D. Salinger. Tutti allungavamo il collo per vedere bene, anche le femmine, perché essendo bambine di seno ne avevano quanto noi. Poi, subito prima di entrare nell'auditorium, proprio accanto alle porte, c'era questo eschimese. Stava seduto accanto a un buco in un lago ghiacciato e ci pescava dentro. Accanto al buco c'erano un paio di pesci che aveva già preso. La cosa migliore di quel museo, però, era che tutto rimaneva sempre esattamente dov'era. Nessuno si muoveva. Potevi andarci 100.000 volte e quell'eschimese era sempre lì che aveva appena pescato due pesci. E gli uccelli stavano sempre andando verso sud, nessuno cambiava mai. L'unico che cambiava eri tu. Non perché eri molto più grande o roba del genere, non era quello. Eri semplicemente diverso, ecco. Magari stavolta avevi il cappotto. Oppure la bambina che ti stava accanto la volta prima si era presa la scarlattina e adesso avevi un nuovo compagno. O magari per strada eri passata accanto a una di quelle pozzanghere con dentro gli arcobaleni di benzina. Insomma, eri diverso, in un modo o nell'altro. Non so spiegarlo nemmeno io cosa voglio dire. E se anche ci riuscissi, non so se ne andrebbe di farlo.